FM è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. Lecco FM Visual Radio Station. La radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di Lecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di Lecco FM News, le notizie di Lecco FM. Apriamo questa edizione del giornale con la visita al presidio Husqvarna di Valmadrera del segretario nazionale della FIOM, che ha detto: le multinazionali disfano sempre come pare a loro. Ieri, mercoledì 5, Francesca Redavida ha incontrato gli operai in presidio fuori dai cancelli dell'azienda di Valmadrera da lunedì 27 maggio. Sono infatti 80 su 102 i dipendenti che rischiano il licenziamento. Queste crisi ci dicono che le multinazionali fanno e disfano come para loro, ha detto Redavid. Fanno quello che vogliono senza porsi alcun problema. Bisognerebbe intervenire subito. Questi lavoratori hanno diritto ad avere gli ammortizzatori sociali. Non possono rimanere senza reddito. Voglio ricordare, continua il segretario della FIOM, che se i lavoratori non fossero in presidio non ci sarebbe l'avvertenza, quindi la loro forza è il punto centrale di questa vicenda. Ora aspettiamo risposte da regione e dal governo centrale. Di queste tematiche si parlerà anche durante lo sciopero e la manifestazione nazionale del 14 di giugno, ha concluso. E cambiamo argomento per parlare di scuola. Non inizieranno l'anno scolastico nei prefabbricati gli studenti del Manzoni, anche se l'avvio dei lavori in via Ghislanzoni non è lontano. L'amministrazione comunale ha infatti stanziato un milione di euro per l'acquisizione dei prefabbricati. Questi prefabbricati, spiega in tal proposito Corrado Valsecchi, assessore ai lavori pubblici, potranno essere utilizzati in futuro in altre e diverse circostanze. I soldi per i lavori nello stabile di via Ghislanzoni ci sono. Ora si può mettere a gara l'appalto e quando sarà aggiudicato occorrerà che tutti gli attori si mettano attorno ad un tavolo. Una cosa però è certa, gli studenti del Manzoni siederanno sui banchi di via Ghislanzoni all'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. Non si potranno installare infatti moduli prefabbricati nell'area esterna del Bertacchi, conclude Valsecchi, prima dell'inizio del 2020, mentre a settembre potrebbero essere avviati i lavori dell'edificio di via Ghislanzoni. 133 libri per l'ambiente, successo per l'iniziativa Green della Biblioteca Pozzoli di Lecco. Sono infatti 133 le borracce simbolo della lotta alla plastica dispersa nell'ambiente che sono arrivate in biblioteca accompagnate da chi le utilizza ogni giorno, evitando quindi lo spreco di plastica, ha detto Caterina Galbusera, responsabile della sezione adulti della Biblioteca Civica. La Biblioteca Umberto Pozzoli ha premiato questa buona pratica donando un libro a scelta. La sensibilizzazione sul tema dell'ambiente e le piccole buone pratiche sono il leitmotiv della giornata e un esempio concreto in questa direzione l'hanno fornito ben tre classi della primaria De Amicis di Lecco che sono giunte in gruppo in biblioteca accompagnate dagli insegnanti e ciascun bimbo con la sua borraccia ha ritirato un libro al fine di arricchire la biblioteca scolastica, consapevoli che quelle pagine con la cultura è stata guadagnata promuovendo e valorizzando una buona pratica di tutela della salute del pianeta. Tanti però, 38, sono anche i bambini che si sono presentati spontaneamente dopo la scuola, mentre sono giunti in biblioteca sfoggiando la loro borraccia anche 39 adulti che hanno scelto di dimostrare che anche le generazioni adulte si impegnano per salvaguardare l'ambiente, ha concluso Caterina Galbusera. Chiudiamo con lo sport. Il Basket Costa, neopromossa in Serie A1, ha annunciato che sarà Paolo Seletti il nuovo allenatore che guiderà le Pantere la prossima stagione nella massima serie. Ecco le prime parole del capo allenatore del Basket Costa. In questo momento sto provando un mix di emozioni, ha detto. Dal punto di vista personale ho un sentimento di orgoglio per essere stato scelto da Costa. Dall'altro canto c'è un po' di ansia e adrenalina, anche se l'inizio della stagione è ancora distante perché stiamo in una fase di ricostruzione della squadra, di creazione anche delle aspettative da parte del pubblico e dei tifosi. Sulla prossima stagione, ha aggiunto Seletti, l'unico modo per rendere queste giocatrici da A1 penso sia quello di metterle in campo e cercare di dare loro il massimo della fiducia e della serenità. E continuate a seguire Lecco FM in diretta e sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda tutto, appuntamento alla prossima edizione di Lecco FM News. Anche ad Airun.